ben ritrovate all'appuntamento con il Christmas Bounting con le nostre bandierine di Natale. Siamo ormai alla decima bandierina. Questa volta ho usato il gesso, quindi ho gessato tutto il tessuto, ho lasciato asciugare. Vi faccio vedere il gesso che ho utilizzato. Io ho usato questo. Ho semplicemente spalmato e poi ho lasciato asciugare e con il Pearl Gold ho spruzzato e anche qui ho lasciato asciugare. Ho ritagliato su un pizzo questi due pezzettini per formare le ali, mentre qua ho ritagliato, è un'artista americana che fa questi disegni che a me piacciono molto e sono disegni di angeli, solo che lei li fa con questa forma molto simpatica. Allora, per non mettere il solito angelo, questa volta ho messo questa figura e ho ritagliato il pizzo in modo da creare delle ali molto più delicate e adesso vado a incollare con il gel, quindi il gel che uso di solito, che è questo, Livy Body, vado a incollare il tutto. È molto delicata come immagine, però viene veramente bello. Questo, se avete un angelo da ritagliare, potete usare il pizzo per fargli le ali e diventa, direi, una cosa molto simpatica e anche veloce da fare. Ho aggiunto due pezzetti di tessuto, di questo tessuto dorato che è molto bello, un po' di free motion creando delle stelline. Adesso passo con il distress bene tutti i bordi, quindi lo invecchio con il passaggio del distress. Aggiungiamo il campanello, sporco bene così, ha questo aspetto un po' vissuto. Aggiungiamo il campanello aggiunto, e anche questa bandierina è pronta per essere unita alle altre. Vi do appuntamento alla settimana prossima e ormai le bandierine sono proprio poche poche. E voi come siete messi con le bandierine? Grazie per essere rimaste con me a vedere questo piccolo e veloce tutorial e alla prossima. Ciao!